Benvenuti a Mattino 5, mancano 4 giorni al voto per le elezioni europee, i toni si alzano. Ieri Silvio Berlusconi ha chiamato Grillo un assassino, definito un assassino, riferendosi alla condanna per omicidio colposo del 1980, per un episodio del 1981, e Grillo ha risposto dicendo che Berlusconi è un pover'uomo. Anche Renzi ha messo nel mirino Grillo accusandolo di varie cose, e di questo parliamo con Luigi Di Maio, che è un esponente del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, ma che risponde? Come mai tutta questa attenzione, queste accuse anche, addirittura oggi il Corriere della Sera dice che è una campagna, insomma, piena di insulti questa, e alla fine si parla poco di Europa e invece volano delle parole grosse? Ma guardi, mentre ieri arrivavano questi attacchi verso Beppe Grillo, poi ovviamente un Presidente del Consiglio in carica, un ex Presidente del Consiglio che ci attaccano in maniera così violenta, lascia intendere anche che ci sia un po' di paura verso il Movimento 5 Stelle, e ne hanno buone ragioni per averla. Ma detto questo, quando arrivavano questi attacchi io ero a Pescara, al Palazzo di Giustizia, a cercare di bloccare il pignoramento della casa di un disperato da parte di Equitalia. Ieri Equitalia stava cercando di pignorare la casa di un imprenditore che non aveva più nulla, e io insieme agli altri parlamentari, insieme a Beppe Grillo, abbiamo fatto andare deserta l'asta e abbiamo salvato in un primo momento la casa di questo imprenditore. E sono d'accordo, dobbiamo spostare l'attenzione. Forse c'è qualche problema, è caduta la linea. Luigi Di Maio, che è un esponente del Movimento 5 Stelle, oltre che un vicepresidente della Camera, ci stava appunto raccontando della sua iniziativa politica. Era a Pescara per difendere gli interessi di un imprenditore a cui avevano sequestrato la casa, ma noi avremmo voluto sapere anche tante altre cose, perché è davvero lo scontro in questi giorni sta salendo di molto. Berlusconi, come dicevamo, ha accusato Beppe Grillo di essere un assassino, perché nel passato, nel 1981, stava raccontandoci della vicenda di Pescara. Ma giusto per concludere, ieri abbiamo bloccato l'asta della casa di questo imprenditore disperato a cui Equitalia stava pignorando la casa nonostante avesse il figlio malato di sclerosi multipla, e credo che dobbiamo avere come faro questi casi per cercare di ricondurre questa campagna elettorale, se così si può chiamare, a temi reali. Vede, io ho visto sia Renzi che Berlusconi votare contro la nostra mozione che toglieva soldi alle pensioni d'oro e le dava ai pensionati che hanno una pensione minima, che non riescono ad arrivare a fine mese. Dopo quella votazione per me sono tutti uguali, possono sbraitare quanto vogliono, ma non sono degli interlocutori credibili per il popolo italiano. Di Maio, lei parlava di cose concrete, Renzi dice che è colpa di Grillo se lo spread è tornato a salire. Ma se vogliamo dare la colpa a Grillo, anche perché piove, faccia pure. Se invece si rende conto di quello che non ha fatto nei primi 80 giorni di governo, perché non so se è chiaro, ma sono già 80 giorni di governo Renzi in cui il PIL continua a scendere, lo spread continua a salire, che sono indici a cui danno importanza prima di tutto loro, e che invece dovevano essere 80 giorni in cui lui doveva cambiare l'Italia. Se le ricorda tutti gli annunci sulla legge elettorale, le riforme costituzionali, hanno insabbiato ancora una volta il Paese, perché il pantano sono loro, sono questi partiti e sono questi personaggi che rappresentano i partiti. Noi abbiamo un'altra idea, l'idea è eliminare gli sprechi, cosa che non ha fatto Renzi e non ha avuto il coraggio di fare, non ha tagliato gli stipendi ai suoi parlamentari, e dare quei soldi. Le province, Di Maio, però le province le ha abolite, almeno quelle. Le province ha fatto una legge nella quale blocca le elezioni provinciali, lasciando in piedi le province, quindi ci costano uguale, ma soprattutto aumenta i consiglieri comunali di tutta Italia di 26.000 unità in più e gli assessori di 6.000 unità. Quindi alla fine costerà di più questa riforma del Rio sulle province, secondo lei? Certo, lo dice la Corte dei Conti, non lo dico io, è stata la Corte dei Conti in audizione nella nostra Commissione Bilancio alla Camera, e ha detto: voi partiti, PD e PDL, siete dei pazzi se volete votare questa legge, perché aumentano i costi, non si diminuiscono. Quindi Renzi, consiglio a Renzi di non vantarsi di quella legge, perché è un boomerang.
Ecco, a proposito di Renzi, ieri il Premier ha detto che nonostante lui si sia impegnato molto in politica, in questa campagna elettorale, però questa campagna elettorale non dovrà influire sulle sorti del governo, perché non si tratta di un voto politico, si tratta di un voto per le europee. Invece Beppe Grillo continua a dire: se vinciamo noi andiamo al Quirinale e chiediamo di fare le elezioni e addirittura di fare i ministri. Guardi, in questa lotta fratricida tra Renzi, Letta, poi a un certo punto Berlusconi che esce dalla maggioranza, nell'ultimo anno i grandi assenti sono stati i cittadini. Noi abbiamo a cuore il destino di questo Paese e per farlo, per riuscire a migliorarlo, dobbiamo necessariamente uscire da questo immobilismo. Questo immobilismo in questo momento è garantito da Napolitano e causato dai partiti che ci hanno governato negli ultimi 20 anni. Le elezioni europee sono un test. È chiaro che Renzi, in questo momento che ha paura del Movimento 5 Stelle, è chiaro che dica non influirà il risultato e non influirà sulle dinamiche politiche interne. Però fino a qualche mese fa diceva no, io sarò confermato e legittimato dalle elezioni europee, quindi cambiano a secondo di qual è la percezione del risultato finale. Io so solo che gli italiani daranno un grande risultato, sia per portare cittadini credibili in Europa che aiutino l'Italia, e sia per dare un segnale a Napolitano e ai partiti di sciogliere le camere e uscire da questo immobilismo. A proposito di Napolitano, oggi Roberto Casaleggio, che è un esponente importante del Movimento 5 Stelle, e in un'intervista al Fatto Quotidiano dice che prima delle elezioni addirittura fu convocato lui e Grillo all'ambasciata inglese e gli chiesero sostanzialmente se erano d'accordo ad appoggiare la rielezione di Giorgio Napolitano, e già si parlava anche di Letta, quindi quasi sembra confermare la teoria di un complotto di interventi comunque dall'estero sulle vicende nazionali. Ma scusi direttore, lei ne sa più di me, sono 3 anni che abbiamo presidenti del Consiglio che non passano per il voto popolare, sono 3 anni che guarda caso aumentano le misure di austerity che stanno svendendo tutte i nostri patrimoni, gioielli di famiglia alla Germania e alle multinazionali, c'è ancora qualche dubbio che ci siano grandi influenze esterne, io non ce l'ho però con i paesi che stanno ingerendo sulla politica interna italiana. Io ce l'ho con i politici italiani senza spina dorsale che non hanno avuto il coraggio in questi anni di difendere l'Italia e se la sono svenduta pezzo pezzo, dalle pensioni fino ai grandi colossi che avevamo, come una parte dell'Eni che stanno svendendo, una parte di Poste, tutto patrimonio che ci aiutava a dare posti di lavoro in patria e che invece adesso saranno licenziamenti già annunciati. Di Maio, abbiamo poco tempo, ma mi dà una risposta stringata, perché ieri tutti quanti abbiamo visto Beppe Grillo con uno striscione famoso che rappresentava un assegno, 5 milioni mi pare 443 mila euro restituiti, sono i soldi presi dagli esponenti del Movimento 5 Stelle che però vengono restituiti o che dovrebbero essere restituiti. Quando cominceranno questi pagamenti? Quando verranno dati agli imprenditori? Mi pare di capire abbiate intenzione di... Sì, noi ci dimezziamo lo stipendio in un anno su quel fondo per i piccoli e medi imprenditori in difficoltà, ci sono già 10 milioni di euro di nostri stipendi, adesso il Consiglio di Stato sta dando il parere per il regolamento attuativo, lei sa bene la dinamica dei regolamenti certo. Attuativi, per giugno inizieranno i primi pagamenti. Bene, noi ci fermiamo qui, grazie a lui.